chiedo a Costanzo Preve che cosa pensi del ruolo del futuro e della speranza nella filosofia. Dunque, il ruolo del futuro e della speranza che tu tematizzi in questo tuo ultimo libro era però già presente nel primo libro che hai pubblicato, quello che parlava di Bloch e di Leibniz, no? Questo vuol dire che il tema della speranza e del futuro e anche l'interpretazione di Marx come infuturatore di Hegel, che tu hai avuto modo di fare nel tuo libro precedente, fanno parte integrante del tuo codice filosofico. Devo dire che non fanno molta parte integrante del mio, perché su questo punto io sono un seguace di Spinoza, cioè uno che non ritiene che la proiezione futurologica della speranza abbia un vero e proprio valore ontologico per la saggezza presente, no? Questo non vuol dire però che la speranza non sia una categoria ontologica, in questo senso è d'accordo con Bloch. La speranza fa parte dell'esperimento mundi, cioè una categoria ontologica. Io sono invece sospettoso della speranza coniugata in senso escatologico cristiano apocalittico, cioè della speranza concepita un po' come secolarizzazione illuministico progressista moderna della vecchia escatologia cristiana. Siccome io non sono un seguace di questo tipo di impostazione, oggi molto corrente, già presenti Max Weber e Karl Rudolph, no? Ecco, io tendo invece a, diciamo così, a ricavare il futuro, o meglio il diritto al futuro, sulla base della pienezza del presente. C'ero per la macchina. E perciò vedi che è un'impostazione leggermente diversa da quella blocchiana della tua. Sì, la tesi che io porto avanti in questo libro, Essere senza tempo, è quella per cui oggi il mondo postmoderno, postmetafisico, comunque lo si voglia definire, porta avanti una programmatica rimozione della dimensione del futuro e della speranza nell'essere diversamente rispetto al proprio tempo. Cioè l'idea è che ci sia un movimento in atto di accettazione irriflessa del presente e al tempo stesso di rimozione della speranza in un futuro diverso. Tu condividi questa? Sì, la condivido, perché oggi il problema è il fatto che la speranza è ridotta alla dimensione economica della speranza del profitto. Nella misura in cui la dittatura dell'economia sulla vita quotidiana e sulla politica ha raggiunto negli ultimi 20 anni dei livelli inauditi e assolutamente mai esistiti prima d'ora nella storia dell'umanità, è chiaro che il futuro resta soltanto sotto la dimensione dell'aspettativa di profitto. E siccome l'aspettativa di profitto per sua propria dimensione non può essere spinta oltre qualche mese, qualche anno, automaticamente il futuro è abolito, perché se il futuro è limitato a delle aspettative di profitto all'interno di una dittatura dell'economia globalizzata, automaticamente il tempo è abolito. E il tempo è abolito, e questo è interessante, sia come progresso che come decadenza, cioè sia dal punto di vista illuministico che da quello nietzscheano e hegeliano. No? Per cui l'abolizione del tempo avviene sia nel versante che un tempo era chiamato di sinistra, cioè del progresso, sia nel versante che un tempo era chiamato di destra, della decadenza. Io sono convinto che uno degli aspetti principali della fine della dicotomia sinistra-destra, se vai a scavare nelle basi filosofiche profonde, sia proprio questa, cioè viene abolita sia la temporalità del progresso di sinistra che la temporalità della decadenza di destra, perché il progresso è limitato unicamente alla valorizzazione immediata del capitale finanziario. Io direi che c'è una determinazione ulteriore. Il capitalismo, è vero, riduce la speranza a speranza nel profitto e al tempo stesso riduce la speranza a speranza della società consumistica, in cui il consumatore è tenuto in un costante stato di insoddisfazione rispetto alle merci acquistate e di speranza nelle merci a venire. Cioè l'idea che ogni merce lascia sempre a desiderare, che la piena soddisfazione del consumatore è rinviata alla merce successiva, senza naturalmente che muti mai l'orizzonte della società delle merci in quanto tale. Quindi c'è un presente onnipresente in cui però la soddisfazione è rimandata sempre al domani. Condividi tu questa analisi? Condivido, perché questo si basa sulla sostituzione della categoria di bisogno con quella di desiderio. Mentre la saggezza occidentale greca classica si basava sulla accontentarsi di bisogni naturali corretti,
e questo in tutte le varianti, sia in quelle che insistevano sulla rinuncia di tipo stoico che su quelle che insistevano sul piacere di tipo epicureo, ma in ogni caso la base era sempre una gestione naturale dei bisogni che corrispondevano alla natura umana. Invece il desiderio è estraneo alla natura umana, perché è una proiezione astratta e nichilistica in un futuro indeterminato, no? Per cui l'antropologia del desiderio rompe con l'antropologia del bisogno, che era ad un tempo base della filosofia greca classica, che della filosofia moderna. Secondo me la base è questa. La variante più conosciuta di comunismo, quella di Nietzsche, adesso c'è la butta dell'ispettorato.